professoressa, che io sono Gio, questo è il mio video di Hellsbros. Siamo qua nei PvP dopo tanto tempo. Come avete visto, sono passati tipo una decina di giorni che non caricavo video. L'ultimo video l'ho caricato tipo 2-3 giorni fa di Pokémon, ma era da 10 giorni che non caricavo niente perché appunto ero fuori casa, ero andato a Londra, 16 minuti previsti per un PvP. Ok, comunque ho aperto Hellsworth e c'era una sigla. Boh, a caso è partita una sigla con il filmato, penso sia della... Chi tra l'altro non so nemmeno se stanno continuando. Comunque 16 minuti previsti mi sembrano un po' eccessivi, sai amico. Eccessivi a dir poco. Non so se fare più video su Hellsworth oppure no, dato che qua non si riesce mai a fare un PvP, niente di niente. Vediamo questo, match vittoria, sono in 7 su 8, forse se entro iniziamo a giocare. Speriamo che non siano quelli che parlano e basta, speriamo che intanto carichi perché non sta caricando. Ok, si stanno giocando, quindi andiamo in questa stanza, giochiamo qui. Perché PvP normali, singoli, non se ne trovano, siamo tutti quanti mischiati, c'è un rango D, un rango S, un altro S+. E io non mi ricordo manco, non dovrei nemmeno avere più il rank perché non avevo fatto PvP. E ok, andiamo. Allora, dove sto io? Il mio nome è lì, però devo ancora entrare. Mi sa, devo aspettare che questi qua combattano perché è match vittoria. C'è il tempo massimo, kill 8. Quindi stiamo qui e basta. Quando sta a me non lo so. Sarò il prossimo? No, non sono il prossimo. Perché ha vinto uno dei nostri, ok, noi siamo dall'altra parte, quindi appena ci muore Kevin Owens qui forse entriamo a giocare noi, vediamo. Tanto io Hellsworth non lo tocco seriamente da una vita, lo sapete benissimo. E anche YouTube, come vedete, non sto caricando più come prima, lo sto prendendo un po' meno sul serio di come lo prendevo prima. Dai, Nizen, forza, fai fuori questo Kevin, che è del nostro team, andiamo qua. Ciao YouTube, ciao Sire, ciao, non ci sto io, no? Chi sta? Sire, Genius, Oik, fatemi andare a me, come faccio? Devo aspettare. C'è scritto avanti sopra il mio nome, quindi che penso che dopo questo qui tocchi a me. Quindi aspettiamo un altro po', vediamo intanto il nostro amico Sire, che tra l'altro dovrebbe anche seguirci su YouTube, che mi ha salutato, YouTube, quindi magari se stai vedendo questo video commenta. E vediamo se riuscirai a battere questo Nizen, perché poi se entro io mi sa che perdo malamente. Vediamo, fagli almeno un po' di danno. Questo ti sta prendendo malamente, questo Nizen, livello 94, rango S. Vestiti che non ho mai visto, in realtà sì, sono quelli là degli ultimi dungeon, se non sbaglio. 4-4, le kill sono 8, vabbè. Sire, mi sa che stai laggando perché stai colpendo il vuoto mentre lui è dall'altro lato. Però forse è un... no, forse era una tatticona, guarda che tatticona! Ha fatto finta di laggare per poi attaccare, bellissima, bellissima. O hai laggato per davvero e ti è andata di lusso? Vediamo, intanto un pochino di danno gliel'hai fatto, mi va bene. Quindi anche se crepi dovrei riuscire a batterlo perché ha mezza vita. Ma no, non parliamo senza giocare perché altrimenti poi facciamo una figura di merda morendo subito. Sire però è dall'altra parte adesso, perché stai saltellando così? Non lo so, Sire, Sire, non so come si lagga il tuo nome. È bello questo colpo, mi è piaciuto questo affondo. Wow, 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 che danno. Sei lì, l'hai riportato alla tua stessa vita praticamente. Ce la possiamo ancora fare. Non hai detto l'ultima parola, forza Sire, forza, forza. Vediamo se riesce a colpirlo, non riesce, non riesce. Mentre Nizen attacca e attacca male, ai 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 ai, il nostro Sire si trova in difficoltà. Hanno cambiato un po' di roba grafica, ma già abbiamo visto l'altra volta, il critico è rimasto lo stesso. Però tipo ci stanno dei numeri che a volte sono verdi e sono un verde tipo foglia, eccoli qua. Sire, attento, 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 attento. Mi sa che sei morto. Sei ancora vivo? Oddio, sì. Sei riuscito a rimanere vivo. Vedi se riesci ad ammazzarlo. No, di poco l'hai mancato. Di poco. Di pochissimo l'hai mancato. Attento, stai attento. Dai che la puoi portare a casa. La puoi portare a casa. Se la porti a casa la puoi ammazzare subito Kamupa. Però va bene. Aia. Vai, ce la puoi ancora fare. Fagli una skill, fagli una skill. Bravo così, buona 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 buona, vai 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 vai. Dovresti avercela fatta, ce l'ha fatta. Grande, 5-4, buona 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 buona, bravo, salta salta salta. Felice, felicità, felicità, felicità. Sei contro un'ara adesso,
arrerà io o ti arrerà lei? Vediamo, perché poi se perdi mi tocca combattere contro uno che è full. E lì posso perdere. Ottimissimo, vai. Vai, Sire, vai, vai. Kevin Owens adora queste stanze. Le adoro anch'io perché è l'unico posto dove si può fare PvP, a quanto pare, dato che nei combattimenti normali non si abbina niente. Sire sta resistendo anche abbastanza tanto per essere a quel po' di vita da una vita. Oh, bella questa! E gli hai fatto mezza vita, ma sei fortissimo. 6S più, si vede. Ok, è morto. Tocca a me. Sì, tocca a me, eccomi qua. Finalmente sta a me, evviva! Pronti a perdere, ragazzi, che qua non mi corre manco per bene? Bene. Dall'altro lato, grazie. Perfetto. Questa ci apre, ci apre. Brecco, 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 mana brecco, uè. No, mi ha messo il malus qui, però sono riuscito a colpirlo, l'ho avvelenata pure, perfetto. Allontaniamoci un attimino. Dove sei? Ti voglio bloccare. O ti vengo incontro? Che facciamo? Vieni te o vengo io? Scendi giù. Dai, che palle. Così non ci colpiremo mai. Ok, sono riuscito ad evitarla. Scherzavo, non l'ho evitato niente. Mi ha preso comunque. Faccio schifo, faccio schifo. Scusami, Sire. Ma ce la posso fare ancora in realtà. Vai! Attacca, attacca, attacca! Vai, l'ho colpita un pochino. No, merda, merda. Aia! Pigia la S, brecca, 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 brecca. Posso breccare? Ok. Dove sta? Cos'è sta roba? Perché è invisibile? Ma dai, ma... Sta mossa di merda! No, ho perso, raga. No, no, no. L'ho tirata a caso, l'ho tirata. Bene. Molto bene. Perso malamente, ve l'ho detto. Ma vabbè, vabbè, vabbè. Dai, Mandarino, tocca a te. Siamo sotto di uno, ce la possiamo ancora fare. Mandarino, forza! Lo so che ti abbiamo sbucciato ogni sera a cena, ma dai, ce la puoi fare! Dai, Mandarino! Mandarino! Boh! Pareggio, 6-6. Ah no, non è contro i Diabolic Esper, contro i Raven, contro l'S++. Vabbè, dai, basta. Tanto non riusciamo a combattere perché abbiamo due o tre persone davanti. Quindi, meglio andarcene via e basta. E vabbè, allora facciamoci un dungeon giusto per... Sì, ci facciamo un dungeon? Ma direi di sì. Queste che cosa sono? Kobo Dinamo e il Salvatore Eroe. Boh, mettiamocene un attimo. Così, giusto per, mi metto vestiti un po' a random. Non lo so però, ragazzi, se porterò altri video di Elzu. Perché se la situazione rimane così, mi è difficile fare dei video buoni su questo gioco. Perché alla fine ho già fatto tutto quanto. Le uniche cose che mancano saranno dei set, ok, va bene. Fare PvP decenti, ma quello non ne sarò mai capace perché sono scarso in questo gioco. Come vedete i video comunque sono di meno, un po' per via della scuola, un po' per via del tempo, impegni personali e quant'altro. Comunque, video nuovi di Elsword, ragazzi, non so se ne porterò, perché come vedete sono costretto a fare cose che ho già fatto praticamente, dove ho delle quest da fare, perché ormai il gioco è quello che è. Io ci ho fatto le cose, hanno fatto gli aggiornamenti, io li ho seguiti un pochino. Ora è da un po' che non seguo praticamente niente di niente di niente. Prima qualcosina seguivo, adesso proprio zero invece. Sul mio Discord non ci sono quasi mai. Per via della scuola, tempo e altro, a volte scrivo solo. In chat non scrive nessuno su Discord. I commenti sono sempre quelli che sono nei video di YouTube. Elsword è seguito sì, ma non come prima e comunque... Ha un po' stancato anche, sia da vedere che da giocare. Infatti, come vedete, probabilmente l'unico che lo porta, penso adesso, probabilmente, e poi lo porto anche poco, un po' per via della scuola, un po' per via di impegni. Ad esempio, non ho caricato video per 10 giorni la settimana scorsa perché ero impegnatissimo e sono stato pure 4 giorni fuori, sono stato a Londra per fare il torneo, l'internazionale europeo di Londra di Pokémon. Ho caricato un report.
di quel torneo questa settimana, quindi se non l'hai visto andate a vedere quello lì. E Ellsworth rimane sempre lì, però sempre fa le stesse cose, sempre sto grinding. Sinceramente non so se lo porterò ancora. Mi dispiace solo perché eravamo quasi al 200° episodio, magari arrivo all'episodio 200 e poi ci fermiamo qui. Ditemelo voi. Invece su Brawlhalla posso ancora fare qualcosa, anche se pure lì sto giocando pochissimo. E in generale sto giocando poco. Sto giocando poco in generale. Ora ho comprato Pokémon Ultra Sole, però vabbè, quello lì me lo gioco da solo perché la storia non la sto a caricare. Dato, visto com'è andata l'anno scorso con Pokémon Sole normale. E quindi sinceramente non so cosa fare. Infatti, come vedete, è già da un po' che non sto facendo più un video al giorno, un video ogni due, ma ne sto caricando uno ogni 3-5, dipende un po' da come mi va. Se mi va e se c'ho tempo, soprattutto. Oddio, qua come mi sono salvato. Incredibile il doppio salto. Bellissimo, Ad. E poi, boh, cioè, l'anime di Hasbro non lo so. Esiste? L'hanno continuato? Perché nella sigla, cioè, quando ho aperto il gioco c'era la sigla di Ellsworth e non c'era più Playing with Fire? Non lo so, veramente. Comunque, ho fatto tutte quante le missioni qui, ok. Potremmo già uscire, ma direi di finirla un giorno. Ormai siamo alla fine. Mancano tre sezioni al boss. Quindi finiamo, tanto un dungeon vecchio, stravecchio questo, ci si mette poco infatti, avete visto. Vedete. Fatemi sapere voi, poi voi cosa ne pensate di Ellsworth, perché pure da parte vostra mi è sembrato capire che Ellsworth Ita è un pochino morto, ma già da un pezzo. Cioè Ellsworth Ita è andato a fasi alterne, era morto, poi è tornato un attimino più vivo, poi è ritornato morto e adesso giocano in pochissime persone, come avete visto, per avviare un PvP normale, senza rango, 16 minuti mi diceva di aspettare, sinceramente, aspettare 16 minuti per fare un solo PvP e magari poi perderlo pure, non mi pare proprio il caso, quindi meglio lasciar fare ste cose. Magari consigliatemi altri giochi da poter portare che vi piacciono, così quando è li gioco e vi porto anche dei video. Ciao Chloe, siamo già arrivati da te? Sì, siamo già arrivati da lei. Bene ragazzi, attacchiamo la forza. Vai con la serenata al chiaro di luna. Acceleratore. Già finita. A posto, ve l'avevo detto io, ci mettevamo pochissimo. Non ci sta niente dungeon segreti, robe, vero? Ok, a posto. Rango S, usciamo. Finiamo le quest che avevamo da fare, terminiamo, ma tanto non potremo terminarla perché non c'è spazio, come al solito. E vabbè, comunque per questo ragazzi è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Intanto il canale è sempre questo, quando vedete un video sapete che esce, non escono più ogni giorno, non escono nemmeno più alle 2:30 ogni volta, però dipende da come mi va, anche perché c'è il computer che adesso mi renderizza più lentamente, la connessione fa alti e bassi, quindi la situazione è questa che è. Se il video vi piace, commentate, iscrivetevi su Discord, la transizione, ciao ragazzi. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece, se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.